E-Life International, una società di ingegneria microelettronica specializzata nella progettazione e produzione made in Italy di apparati e sistemi elettronici ad elevato contenuto tecnologico. E-Life International, a Portoferraio. Altri 20 milioni, in aggiunta ai 10 già stanziati, arriveranno dalla Regione Toscana per le zone alluvionate di Campo e Marciana. Lo ha annunciato il Presidente della Regione, nonché Commissario per la Ricostruzione, Enrico Rossi, durante l'incontro pubblico che si è tenuto ieri pomeriggio all'Hotel Barcarola a Campo. Dei 10 milioni già stanziati, 5 sono per Campo e 5 per mettere in sicurezza idraulica la frazione di Procchio. Ma l'intenzione della Regione è mettere definitivamente in sicurezza anche Campo. Per questo Rossi ha annunciato altri 20 milioni per la sistemazione dei fossi degli Alzi, del Bovalico e del Formicaio. Gli interventi che abbiamo previsto sono stati quelli prima di tutto che ci ha sollecitato il Sindaco, interventi di manutenzione straordinaria, ripristini. E poi abbiamo cominciato a fare interventi anche di ordine più generale, come si dice, di riduzione del rischio idraulico. Noi abbiamo bisogno su questi interventi di mettere in campo un'altra ventina di milioni, con una serie di opere di contenimento, di briglie, di casse di esondazione che devono soprattutto imbrigliare il torrente Alzi, il torrente Bovalico e il torrente Formicaio. Per Alzi un intervento da 12 milioni, per il Bovalico un intervento da 4 milioni e per il Formicaio un intervento da altri 4 milioni. Con il governo nazionale, per me la questione è tuttora aperta. Questi interventi penso che siano assolutamente prioritari. Quelli da fare ora, i 10 milioni già finanziati e gli altri 20 che devono essere cadenzati. Con il governo noi dobbiamo chiedere che il governo allochi delle risorse. La priorità che noi daremo alle risorse che saranno allocate dal governo, che saranno messe dal governo, è di rifondere i danni ai privati. Io però non credo che posso promettere adesso alcunché come regione, se non la mia proposta è la seguente: l'impegno a chiedere una mobilitazione dei parlamentari, di noi stessi verso Roma, perché qualche risorsa arrivi. Le risorse che arriveranno noi le metteremo, io come commissario sono orientato a metterle tutte in primo luogo per dare risposta alle domande dei privati.